Può capitare di tutto a chi sceglie di partecipare a Mercanzia, il festival italiano del teatro di strada che va in scena fino al 21 di luglio fra le strade e nelle piazze di Certaldo. Ci si può imbattere in un genio blu uscito da una lampada che si erge fermo a mezz'aria, suscitando lo stupore e la meraviglia dei più piccoli. Si possono incontrare anche donne guerriere che al suono di musiche medievali brandiscono le loro spade, fino a quando ci imbattiamo in loro, frati incappucciati, armati di sassofono, che ballano e suonano coinvolgendo il pubblico che si unisce a loro nella danza. Sono i componenti della Bada Bim Bum Band, la street band del teatro di strada nata proprio qui, a Mercanzia, nel 2006. Questo è il nostro terzo spettacolo, debuttato questa sera, Opus Band. È uno spettacolo incentrato su questa compagnia di frati, un po' così, vecchi frati che alternano momenti così di penitenza a momenti gioiosi, di musica brillante, gioiosa. Ecco, la musica è la più svariata e in questo caso però diciamo prendiamo anche dal repertorio colto, facciamo l'arte della fuga di Bach, se avete sentito, chiaramente tutto contaminato poi in maniera rock, reggae, poi facciamo i Carmina Burana mischiati alle Zeppelin, insomma c'è un po' di contaminazione. Fra gli artisti di strada poi non possono mancare le statue animate che posano lungo le vie di Certaldo e quelle che immobili appaiono per magia da una finestra fantasma incorniciata nel verde delle piante rampicanti. Ma il fascino della performance di strada raggiunge il suo apice nello spettacolo Segreti dei panni sporchi della compagnia Caffè Lulé, in cui l'armonia e la grazia della danza si mischiano all'abilità e alla tecnica degli acrobati. Sono 7 anni che danziamo in verticale e la nostra peculiarità è proprio quella di scegliere di portare la danza contemporanea in verticale. Noi danziamo spesso su parete, ma anche in sospensione o su strutture, e la caratteristica nostra è proprio quella di portare il corpo a sperimentare nuovi spazi. Questo spettacolo fondamentalmente parla di donne, parla dei segreti delle donne che noi abbiamo deciso di portare in piazza. Solitamente le donne tendono a nascondere quello che spesso è brutto, qualcosa di cui ci si vergogna, invece noi invitiamo le donne a parlarne, cioè a portare le proprie emozioni fuori da sé e non solo a tenere tutto dentro, a nascondersi dietro i propri sentimenti, ma a dichiarare proprio se stesse.